preparate questo pezzo che vi farà morire da ridere. A certi pezzi, lo dico sempre per chi mi conosce, io mi trovo con questa doppia cosa. Certi pezzi nascono nel tempo, come dei grandi tipo proietti, dei pezzi nascono negli anni, diventano pezzi. Qualcuno mi conosce, il matrimonio, perché è diventato matrimonio nei pezzi. No, no, è diventato questo pezzo nella storia, in 10 anni non diventa così. Questo che faccio adesso, che fa ridere da pazzi, è nato giorno per giorno. Vedo in televisione questa cosa. Per dite che non ci stanno i sorti. Trattori da collezione. 2,95 euro i trattori di metallo. Tu vai a casa, no? Hai fatto moglie, amo. Tu quando fai la cazzata dici sempre amo. Io ci fa amo. Ha comprato lui? Non mi deludi, dimmi di no pure che è vero, Luigi, arrivi, fammo, guarda che tocco. Madonna, che è più stagione. Bello. Per terreno nostro, no? In Umbria. Poi Opia fa così, fa. Rifatte dai sordi, è deficiente. Tu lì e dico, oh, come potrei risordire? Fermati. E il mese dopo, sono andato in fissa con questa cosa di cose. Lascio, perdonalo, dai, sono cazzate che se fanno una vita. Presepi da collezione. Prima uscita, la Madonna 5 euro. Seconda uscita, San Giuseppe 10 euro. Dico, mazzi, che il bambinello costerà 1.800.000 alla fine, perché a mezza piotta, mezza piotta. No, aspetta tu! Il mese dopo esce questo qui. Presepi tradizionali. Prima 108 euro, tre rate da 36, se impaghi la seconda mette nei canasci a remaggio, guarda come sta inganasciato, guarda, te lo lascio così te lo vedi, ma voi è il bello, voi è il top, è il genio. Santini da collezione. Aspetta, preparate, siete pronti? Pronti? Oh, ragazzi, qui tocca essere pronti perché questo è un pezzo forte, fa troppo ridere. A un certo punto, 2 mesi fa esce questo qui. Richiami per uccelli da collezione. Nella sua... Ha comprato! L'ha comprato! L'ha comprato! Esci da questo corpo! Lo ha comprato! Una signora elegante della Cassia per bene compra sta stronzata! E io la portavo così. La prima... Nel suo corpo... Ma c'è no! Signor, ma che non lo faccio sto pezzo? Pare un attacco personale proprio. La prima uscita. La prima uscita costa 1,50, poi le altre costano sempre 9.200.000, 5.600.000. La prima uscita è la Rondi. E io ho comprato, allora, il richiamo, ma c'è un fedelissimo DVD. No, posso guardare, perché io questo ho visto. E ti dice come si fa a richiamare la rondine. Considera una persona di 50 anni che si mette a Piazza Tuscolo, dove abito io, con quella tecnica, vai. Oh, ah, intervalli di un quarto d'ora, no? Comincia la gente sotto casa, è deficiente pure oggi. Diventa indeficiente di zona, no? Io mi sono sempre immaginato, dico, ma metti che via la rondine fa, mo? E il mese dopo è uscito quest'altro. L'usignolo non era più, ma è a movimento. Allora, tu stai sempre a piazza, non l'hai comprato questo? Tu stai sempre a piazza Tuscolo. Così. Comincia a aumentare la gente sotto che ti guarda, tipo il Papa, no? La bella. Metti che. Quello che la rondine fa, no, è quel de all'usignolo, è quel deficiente. Non c'è una perde tempo. Ma non stiamo bene, oh. Però non è finita! Perché l'altro giorno vado in edicola. Qui ho capito veramente che veramente la comicità è un'arte veramente povera, si può fare con poco. Basta guardare. Ragazzi, qui entriamo nella romanità nostra.
spade da collezione, finalmente, nel senso, finalmente, vedi, cazzo, era ora che ci abbiamo perso una settimana intorno ai edicola, ma che è uscito questa? La spada di Giulio Cesare con tutti i fregi. Sono 12.000 lire, parliamo in italiano. Tu pensa che va a casa, amo. No, cioè tu sostanzialmente stai così, no, fa ma bene perché tu sai. Tu stai. Il mese dopo uscite quest'anno. La spada del generale Lì. Altre 12.000 lire. Automation. Automation. E il top l'ho trovato qui. Qui andiamo anche nel penale. Tu mi dici dove sta il... Collezione di farfalle vere, rarissime. Cioè, se sono rarissime, già sta a fare una cosa illegale, potresti andare in galera. Tu mi devi dire, ma se sono rarissime, tu, da prese. Dice, rarissime in Brasile, ma sull'Ardeatina. Altre 10.000 lire. Quanto mi diverto, quanto ci ho poco. L'hai comprato? Ma perché? Perché? Che ci volevi fare? Cioè, poi ti scattano queste cose terribili. Oh. Queste, secondo me, sono tipo perversioni, no? Capito? La moglie dice sì, puccello, scherzo. Vi faccio vedere una cosa adesso, cazzo. Non so se l'avete mai vista. Avete mai vista? Questa è una buona. C'ha pure questa, ha comprato, ma non sta bene, signora, allora. Non so chi non mi... Io ho comprato, vado dentro un negozio, compro questo, apro. Ma sei scemo, con le mani dentro. La busta che parla. Attento, presto, chiudi, non farmi. Stai ca, tranquilla. Quest'altro? Quest'altro lo puoi registrare a te. Io ci ho fatto questo. Buon divertimento a tutti, buona serata e... Tu spingi qua e fai. Luigi c'ha la moglie che ha comprato. Buon divertimento a tutti. Non ce la fa a dirla sta cosa.